condottiere di questa visione della psicologia come una psicologia sociale in qualche modo, no? E di interazione con l'ambiente. Prego. Grazie per la presentazione e moltissime grazie per l'invito a questo festival che finora è stato veramente molto interessante. E grazie a voi per essere venuti, se prendete posto così cominciamo e scusate per il ritardo, insomma a volte i computer non rispondono al nostro volere. Allora, come è stato detto nella presentazione, oggi vi parlerò dei primi risultati di un progetto che si chiama Foodcast, che interessa non solo la SIS ma anche altre università come l'Università di Bologna, la Statale di Milano, è finanziato dalla ISMEA e dalla Regione Lombardia. E cominciamo alla grande, perché siete giovani e quindi è giusto che abbiate delle aspirazioni quando si parla, quando pensate alla ricerca scientifica. Questo individuo è un famoso professore dell'Università di Harvard, si chiama Richard Wrangham, e ha scritto un libro molto bello che vi raccomando, Catching Fire. In questo libro la tesi fondamentale è che il cibo, ma in particolare il cibo cotto, ha fatto di noi quello che siamo, cioè ci ha permesso di diventare Homo sapiens. Il libro racconta, riporta molte linee di ricerca a favore di questa idea. Secondo Wrangham, l'uso del fuoco per la preparazione del cibo ne ha aumentato il valore energetico, ha cambiato il nostro corpo, il nostro cervello, l'uso del nostro tempo e la nostra vita sociale. Il cibo cotto, sempre secondo Wrangham, offre un vantaggio energetico, appunto, favorendo la crescita e la riproduzione. Wrangham è uno scrittore, è un divulgatore bravissimo, ma è anche un grandissimo scienziato, e ha condotto questo studio insieme ai colleghi del suo laboratorio, pubblicato qualche anno fa, che è uno studio condotto con dei roditori. Cosa ha fatto in questo studio? Ha sottoposto i roditori a quattro diete diverse, due a base di patata dolce e due a base di carne. E adesso non prestate attenzione ai dettagli, ma il punto fondamentale è questo, che le diete sia vegetali, prendiamo prima le diete vegetali, le due diete vegetali, cioè con le patate, che prevedevano la cottura del cibo e anche la trasformazione in parti, cioè la patata veniva spezzettata, quindi una trasformazione termica e una non termica, hanno aumentato il peso degli animali. Le due diete invece con la carne, sia quella termica che quella non termica, non ha fatto guadagnare peso, ma ha fatto sì che il peso si riducesse di meno rispetto alle due diete in cui non il cibo non veniva trasformato affatto. E questo invece è un altro grafico in cui si fa vedere come quei roditori, quegli animali che erano stati sottoposti a queste diete, in seguito poi continuavano a preferire il cibo trasformato. Quindi, in qualche modo, questi risultati sostengono l'idea che la trasformazione del cibo, termica o non termica, porta un vantaggio per l'animale, e nella visione di Wrangham questo vantaggio può essere ricondotto al vantaggio che la specie umana ha avuto dall'evoluzione. Quindi la selezione naturale ci ha messo nelle condizioni di poter mangiare praticamente tutto. E secondo un altro grandissimo divulgatore, Michael Pollan, di cui adesso è uscito un nuovo libro che si chiama Cooked,
non so se sia già stato tradotto in italiano, e secondo Pollan questa nostra capacità di mangiare tutto genera ansia, ci rende molto ansiosi, perché dobbiamo, ogni volta che dobbiamo scegliere un cibo, siamo in realtà siamo in preda a conflitti notevoli, perché possiamo mangiare qualsiasi cosa, non siamo come certi animali che si alimentano solamente di un tipo di una pianta in particolare. Ma forse anche per questo, dice Pollan, forse anche per questo che abbiamo bisogno di un cervello così grande e sviluppato. Ma grazie, fortunatamente il nostro cervello ha diversi sistemi che ci aiutano a prendere una decisione. E in particolare i nostri sensi, quindi il gusto, l'olfatto, la vista, il tatto, anche l'udito. Certi cibi fanno un rumore particolare. Ma come nascono le preferenze? Allora, uno studioso, il massimo esperto mondiale di preferenze alimentari, Paul Rosin, ha condotto diverse ricerche, suggeriscono che solamente alcune risposte sono geneticamente programmate. Ci piacciono gli alimenti dolci e evitiamo quelli amari. Per quanto riguarda tutto il resto, lo apprendiamo da una certa età in poi, Rosin ha stimato questa età dei 16 mesi fino ai 6 anni, quando siamo bambini cominciamo ad apprendere le nostre, diciamo, cominciamo a sviluppare le nostre preferenze in base a quello che ci insegnano. Quindi è molto importante il ruolo dei genitori, dell'ambiente, nello sviluppo delle preferenze. Vediamo adesso alcuni studi condotti con la risonanza magnetica funzionale che mettono in luce, letteralmente, cioè fanno vedere, le aree del cervello che sono coinvolte nel riconoscimento, in questo caso gustativo, poi vedremo olfattivo e anche visivo, dei cibi. Allora, questo studio è stato condotto presentando delle sostanze di vario tipo e le attivazioni cerebrali corrispondenti al riconoscimento di gustativo di queste aree è stato poi di questi diversi stimoli è stato confrontato con invece le risposte date a stimoli neutri. Ebbene, quello che si è visto è che stimoli, sostanze amare, aspre, dolci, salate e umami, che è una sostanza che assomiglia, cioè che è ricorda molto il glutammato. Avete anche un bar qui a Foligno che si chiama Umami, non so se lo sapete. Allora, questo studio, ma ce ne sono anche altri, dimostrano che esiste un'area, una corteccia gustativa primaria che è simile a quella che si trova nei primati, in particolare della corteccia orbitofrontale dell'insula, e poi c'è un'altra area prefrontale, dorsolaterale, che è più che altro coinvolta nell'attenzione o nel controllo che prestiamo ai diversi sapori. Quindi c'è una congruenza anche tra gli studi con i primati e quelli con gli umani. Particolare attenzione è stata anche data ai correlati cerebrali dell'elaborazione gustativa di sostanze dolci che hanno una valenza piacevole e di sostanze salate che invece vengono valutate come spiacevoli, quindi con una valenza negativa. E si è visto che queste sostanze dolci e salate attivano regioni diverse della corteccia orbito frontale, che abbiamo visto anche prima, ma anche dell'amigdala. E questo ha sorpreso alcuni, perché l'amigdala tipicamente è una regione che è associata con un'esperienza spiacevole. L'amigdala si attiva quando vediamo, per esempio, dei ragni,
o dei serpenti, d'accordo? È un campanello che ci mette, che ci allerta che nell'ambiente c'è qualcosa che può essere dannoso. In realtà si è visto che, e qui passo all'olfatto e non più al gusto, si è visto che l'amigdala correla con l'intensità dello stimolo e non tanto con la valenza degli odori. Quindi è possibile che anche per il gusto sia la stessa cosa, cioè che il coinvolgimento dell'amigdala non abbia tanto a che fare con la valenza quanto piuttosto con l'intensità. Queste altre due condizioni mostrano che la correlazione tra la corteccia orbitofrontale mesiale, cioè quindi tra gli emisferi, che correla con la valenza positiva ma non con l'intensità, e infine l'attività di due aree frontali che correla negativamente con la valenza ma non con l'intensità. E passiamo alla modalità visiva, che per noi che non siamo primati e non siamo più nella giungla è molto importante. Quando andiamo a fare la spesa non possiamo annusare, tastare eccetera, dobbiamo guardare, e quindi è principalmente sulla vista e sull'esperienza che si basano le nostre scelte. Diversi studi hanno dimostrato, hanno puntato, diciamo, l'indice sul ruolo fondamentale della corteccia frontale dell'insula e della corteccia orbitofrontale anche per quanto riguarda la modalità, il riconoscimento visivo, l'identificazione visiva di stimoli alimentari. Allora, non mi distrugga la presentazione, no. Altrimenti non riesco ad andare avanti. Questo è importante perché dimostra che il sistema visivo codifica il cibo come una categoria diversa da qualsiasi altra categoria di stimoli ambientali. Il cibo è diverso dalle sedie, dalle poltrone, dalle giacche. È un elemento fondamentale per la nostra sopravvivenza. E queste sono le aree associate. Qua sotto sono indicate le aree corrispondenti, primarie e secondarie, invece che avevamo visto prima per quanto riguarda la modalità gustativa. E veniamo alla nostra ricerca. Allora, quando abbiamo cominciato circa 2 anni fa questo progetto, ci siamo trovati di fronte a un problema fondamentale. Non avevamo il materiale con cui cominciare, cioè avevamo i soldi, avevamo le persone, avevamo la testa, avevamo gli strumenti, ma non avevamo gli stimoli, non avevamo materiale che è indispensabile per questa ricerca, avendo noi deciso di lavorare soprattutto sugli stimoli visivi. Non c'erano, quindi solitamente quello che si fa, si scrive a qualche collega che ha già pubblicato e è già noto in quell'ambito e si chiede se per favore si può mandarci gli stimoli. E questo non è avvenuto. Non è avvenuto perché? Perché molta di questa ricerca in realtà è fatta da enti, da istituti, non so come dire, da compagnie, da aziende private. Ci sono centri studi come la Barilla, la Nestlé, eccetera, e sono poco disponibili a condividere queste cose. Allora non ci siamo persi d'animo e abbiamo costruito un database che è adesso aperto, così imparano e chiunque lo può prendere, anche voi, basta che scriviate e ce ne facciate richiesta, con 900 stimoli, un terzo dei quali sono cibi. Gli altri sono categorie diverse, per esempio abbiamo del cibo avariato, degli oggetti, degli utensili di cucina e altri strumenti, cioè altri utensili o insomma, oggetti, e animali, oggetti naturali che non sono alimenti e così via. Perché? Perché quando si costruisce un progetto come questo bisogna pensare anche a delle condizioni di controllo. Abbiamo visto prima, no? L'esperimento in cui volevamo vedere se ci sono delle aree specifiche nel sistema visivo che elaborano il cibo, e per fare quello bisognava confrontarlo con quello che succede quando elaboriamo invece altri tipi di stimolo, e quindi dovevamo in qualche modo prevedere, no? Che cosa avremmo fatto. Quindi abbiamo chiesto a circa un centinaio di persone di età di cui sappiamo tutto, l'età, la scolarità,
il livello di scolarità, il peso, eccetera eccetera, abbiamo fatto diverse domande che riguardano il cibo in particolare, ovvero abbiamo chiesto di valutarlo come piacevolezza, abbiamo chiesto di dirci, di stabilire un contenuto calorico percepito, abbiamo chiesto di dirci quanto dista l'immagine vista dal momento in cui si può mangiare e così via. E a quel punto abbiamo analizzato i dati, innanzitutto per vedere queste cose fondamentali, come per esempio la capacità di valutare il contenuto calorico. E naturalmente questa è una cosa molto importante, perché sappiamo tutti che magari voi siete giovani e avete bisogno di mangiare molto per crescere, però a un certo punto non si cresce più e quindi bisogna contenersi e bisogna cominciare a non incamerare troppe calorie. Bene, noi abbiamo mostrato che siamo piuttosto bravi, abbiamo anzi replicato un'osservazione che già era stata fatta, ovvero che c'è una buona corrispondenza tra il contenuto calorico reale e quello stimato, cioè siamo bravi a stimare il contenuto calorico del cibo. Questo era già stato osservato, ma quello che abbiamo aggiunto noi è la seguente cosa, ovvero abbiamo distinto tra cibo, cioè la nostra capacità di stabilire il contenuto calorico dei cibi naturali e dei cibi trasformati, perché abbiamo visto all'inizio che si ritiene che questa differenza sia molto importante, sia stata molto importante per l'evoluzione e, hai visto mai, magari lo è ancora. E abbiamo visto che siamo più bravi quando si tratta di cibo naturale, nel senso che il percepito è vicino al contenuto reale, ma siamo meno bravi quando si tratta di cibo trasformato. Questo forse non è sorprendente, vedete il divario, non è sorprendente perché qui bisogna anche sapere quali sono i processi che hanno portato a formare creare questo formaggio. Quindi percezione sì, ma evidentemente anche esperienza e conoscenza. Poi abbiamo analizzato, sempre partendo dal nostro database, abbiamo analizzato un'altra dimensione molto importante per i primati, per esempio. Allora, i primati devono prestare attenzione al colore del cibo, il loro sistema visivo li avverte che un cibo più rosso, più luminoso è maturo ed è pronto per essere mangiato e apporterà loro maggiore energia. Un cibo verde no. Ma questa distinzione verde-rosso, acerbo-maturo, che senso ha per noi? È ancora una strategia valida? Allora, abbiamo confrontato le risposte alla domanda quanto è attraente questa immagine, ok, alla quale dovremmo rispondere numericamente, quanto è attraente questa immagine per immagini di cibi e per immagini invece di utensili, e abbiamo diviso i cibi in più rossi e più verdi. E qual è la vostra intuizione? Com'è? Rosso? Per tutto? Solo per i cibi? Solo anche per gli oggetti? Anche per gli oggetti? No. Bravissimi. Allora, quello che abbiamo trovato è esattamente questo. Abbiamo visto che per quanto riguarda gli oggetti il colore è irrilevante. Che un martello sia rosso, verde o giallo è indifferente. L'importante è che abbia la forma di un martello e possa servire allo scopo, quindi conficcare chiodi. Ma la cosa interessante invece è la distinzione, quindi abbiamo visto che più rosso c'è, più viene valutato, più il cibo viene valutato come attraente. La cosa interessante è che questo vale più
per i cibi trasformati che per quelli naturali. Quindi, diciamo, quello che era vero in natura sembra esserlo ancora di più nella vita un po' artificiale che conduciamo come umani moderni. E quindi questa presentazione non la farò mai in Liguria, perché penso che potrebbero ammazzarmi. Insomma, il pesto, la pasta al pesto piace meno della pasta al pomodoro, e la mela rossa però piace di più di quella verde, con buona pace delle streghe e così. Allora, mi pare che vi ho fatto capire che, cioè, vi ho già messo un po' la pulce nell'orecchio. Insomma, il cibo è qualcosa di più di un alimento. Noi abbiamo delle idee sul cibo, abbiamo dei concetti sul cibo. Allora, abbiamo... c'è una cosa che sta fuori posto, non capisco perché. Perché nella vita le cose a volte vanno così. Vabbè. Allora, abbiamo voluto studiare un'idea che... circola da qualche, insomma, da alcuni decenni tra gli studiosi delle rappresentazioni, diciamo, delle conoscenze. Quindi è una volta, insomma, qui ci sono degli studenti, diciamo che le domande che si facevano i filosofi continuiamo a farcele anche noi neuroscienziati con degli strumenti diversi, cioè vogliamo capire se le nostre conoscenze sul mondo sono organizzate da alcuni principi. E quali sono questi principi? Voi sapete che il ruolo della scienza è anche quello di trovare dei principi che possano generalizzare a molte condizioni. Bene, allora l'idea che abbiamo preso in considerazione è che quando riconosciamo, per riconoscere dei cibi, degli elementi della natura, come per esempio il cibo naturale, abbiamo bisogno soprattutto di catturare l'informazione sensoriale, il colore, la superficie e così via. Se mancano queste informazioni, ci è più difficile costruire un concetto completo di quegli elementi naturali. Invece, se ci troviamo di fronte a degli oggetti come martello che dicevo prima, ma anche una macchina, eccetera, per queste cose, per poter formare un concetto completo, abbiamo più bisogno di sapere qual è la loro funzione, non qual è il loro colore. Se non so di che colore è la macchina, è irrilevante, devo sapere che cosa serve, d'accordo? Allora, il cibo è una categoria straordinaria perché ha al suo interno sia elementi naturali sia elementi trasformati. Quindi, diciamo, i neuroscienziati hanno sospeso il giudizio, boh, non lo sappiamo, bisogna studiarlo, benissimo, ed è quello che abbiamo fatto noi. L'altro elemento che abbiamo preso in considerazione è invece sono le caratteristiche delle persone che fanno le scelte, quindi sì l'influenza degli stimoli esterni, ma anche evidentemente le caratteristiche dell'individuo. In particolare ci siamo soffermati su questo indice di massa corporea, che è il rapporto tra la massa peso espresso in chilogrammi e il quadrato dell'altezza espresso in metri. Allora, questo è un grafico che avrei dovuto, c'è una figura che avrei dovuto farvi vedere dopo, ve la faccio vedere prima così ci togliamo il pensiero. Allora, qui ci stanno quelli che sono in peso forma, beati loro, qui ci stanno quelli sotto peso e qui quelli sovrappeso fino alla obesità, obesità e grave obesità. Bene, noi abbiamo selezionato due gruppi, il peso forma e il sottopeso. In realtà, mentre noi parliamo, si sta completando anche la raccolta del gruppo sovrappeso. Beh, proprio non oggi, ma insomma in questi giorni. Allora, per studiare questo problema abbiamo condotto uno studio con i potenziali eventorelati. C'è qualche problema? Qualche chiarimento, non so, posso andare avanti? Allora, abbiamo condotto uno studio con i potenziali eventorelati. I potenziali eventorelati sono un'applicazione particolare dell'elettroencefalografia, ovvero è un'elettroencefalografia che non registra continuamente l'attività cerebrale, ma
è un'attività che è ancorata a una stimolazione ambientale, in questo caso degli stimoli visivi, i nostri cibi, non cibi e così via. E siamo andati a vedere una componente dell'attività cerebrale che si chiama N400. Perché si chiama N400? Perché si osserva, è un picco che si osserva a 400 millisecondi dalla presentazione degli stimoli visivi. Tutto qua. Allora, l'esperimento è fatto così. Si presenta prima una frase, che è una frase che caratterizza, che esprime un aspetto percettivo, è dolce, it tastes sweet, scusate l'inglese, ma insomma, è dolce, e poi si presenta un cibo che può essere o naturale o un cibo trasformato, quella trasformazione che dicevo prima, o termica o non termica. Oppure si presenta una frase che caratterizza la funzione, per esempio è un cibo adatto per una festa di matrimonio, e poi si presenta un cibo che è o naturale o trasformato. Perché abbiamo usato questo esperimento? Perché la N400 è una componente che denota l'elaborazione semantica e in particolare un conflitto semantico. Quindi se presento un'informazione sensoriale e poi presento un cibo trasformato, secondo la mia ipotesi, d'accordo, la N400 dovrebbe essere più grande. Perché? Perché è irrilevante l'informazione sensoriale per un cibo trasformato. Viceversa, se presento una informazione funzionale con un cibo naturale, anzi non viceversa, allo stesso modo dovrei vedere di nuovo un'attivazione di questa N400 molto grande. D'accordo? Ci siamo? Quindi in qualche modo questa N400 mette in evidenza il conflitto tra due cose che non possono anche non stare insieme. E naturalmente non sarei qui se non avessi avuto ragione. E infatti cosa vediamo? Vediamo che quando presento l'informazione sensoriale con il cibo trasformato, la N400 è più grande, perché non importa se io dico di un cibo trasformato come la pasta asciutta è rossa, è irrilevante. Allo stesso invece, e qui sì, invece è il contrario, se io presento un'informazione funzionale con il cibo trasformato, allora c'è un aumento della N400, però la situazione è inversa, quindi c'è quello che si chiama una doppia dissociazione. Questo tipo di osservazione permette di dire che questi due tipi di cibo e questi due tipi di caratteristiche sensoriali e funzionali viaggiano abbastanza su strade diverse, parallele, nel senso che sono nel nostro cervello, ma relativamente indipendenti. Ma la cosa interessante è, allora, questi sono individui normopeso. Che cosa vi aspettate con gli individui sottopeso? Esatto. Allora, negli individui sottopeso trovate che il sensoriale è assolutamente spento. Gli individui sottopeso in qualche modo ignorano gli aspetti sensoriali e prestano più attenzione alle caratteristiche funzionali. E ci aspettiamo, non posso dirlo, ma insomma la predizione è che con il gruppo sovrappeso accada il contrario. Speriamo. Va bene, allora. Sono passati quasi 28 minuti, per cui vado rapidamente verso la fine. Allora, qui invece apriamo un capitolo diverso. Allora, io di formazione sono una neuropsicologa e ho studiato per 25 anni pazienti cerebrolesi, studiando però problemi diversi da quelli dell'alimentazione, studiando il sistema motorio. Però mi è rimasta una grande passione e interesse per
per questo tipo di modello di ricerca, e perché penso che possiamo dare un contributo per il controllo e la gestione di questi disturbi, dei disturbi alimentari in queste popolazioni. Allora, questo è uno studio che riguarda, questo è uno studio completato che stiamo scrivendo, che riguarda le demenze. Abbiamo studiato un gruppo di 30 pazienti in collaborazione con l'ospedale e l'Università Gemelli di Roma, insieme alla dottoressa Silveri. Abbiamo visto 30 pazienti con tipi diversi di demenza. Non vi tedierò, però vi devo dare questa informazione. Allora, abbiamo studiato pazienti con demenza d'Alzheimer e pazienti con demenza focale, frontotemporale, cosiddetta demenza frontotemporale, e una variante di questa demenza frontotemporale che si chiama demenza semantica. Bene, allora quello che vorrei farvi notare, allora abbiamo somministrato diversi compiti, qui ne riporto solamente due: un compito di denominazione di cibi e di non cibi, vedete gli esempi qua, e un compito di comprensione, cioè io l'esaminatore diceva una parola e in questo caso albicocca, e il paziente doveva indicare quali di queste immagini, a quali di queste immagini corrispondeva la figura. Perché abbiamo studiato questa cosa? Perché abbiamo voluto proprio studiare le demenze? Perché? Per varie ragioni. Allora, prima di tutto c'è una ragione che i pazienti con demenza mostrano molto presto delle difficoltà con il riconoscimento olfattivo dei cibi e anche gustativo, ma diciamo molta della componente di questo deficit viene dall'olfatto. D'altra parte sappiamo anche che questi pazienti possono avere dei disturbi di conoscenze semantici, chiamiamoli, che fanno sì che portino alla bocca anche cose non commestibili. Allora, abbiamo voluto vedere appunto se il riconoscimento visivo dei cibi era compromesso rispetto ai soggetti di controllo e se era compromesso in modo diverso dal riconoscimento di altri oggetti, cioè di altri stimoli visivi che non commestibili. Allora, quello che abbiamo visto è che rispetto ai soggetti di controllo, i pazienti tutti, senza distinguere tra Alzheimer e non Alzheimer, diciamo così, erano certamente più compromessi, quindi la loro prestazione era decisamente patologica rispetto ai normali, e questo anche per quanto riguarda il compito di comprensione. Questi due compiti, per darvi un'idea, ci dicono, sono dei compiti diagnostici, perché ci dicono che non solo il linguaggio, come nella denominazione, ma anche il concetto, la semantica, la memoria, insomma, è compromesso. Quindi vanno insieme per questa ragione, perché ci dicono dove avviene il deficit, a che livello è del sistema, del cervello, della mente. L'altra distinzione è che, contrariamente a quello che potevamo aspettarci, in realtà il cibo viene riconosciuto meglio del non cibo, ok? Nel complesso però vedete come le barre siano molto più giù, quindi meglio si fa per dire, ma comunque meglio del cibo. Questa differenza è statisticamente significativa. E lo stesso vale qui. Il cibo viene compreso meglio, le parole legate al cibo vengono comprese meglio delle parole non legate al cibo. Se andiamo a vedere poi le differenze all'interno del gruppo dei pazienti, vediamo che il gruppo delle demenze focali, frontotemporali e demenze semantiche, è più compromesso rispetto ai pazienti con l'Alzheimer.
E la stessa cosa vale anche nel compito di comprensione, con una differenza che si mantiene anche all'interno del cibo e non cibo, con il cibo che viene riconosciuto meglio. Allora, questo è interessante perché innanzitutto ci dice che un residuo di vantaggio rispetto al cibo c'è in entrambi i compiti, e che effettivamente le demenze non d'Alzheimer portano con sé un deficit cognitivo legato al linguaggio e alla memoria più importante. Quindi questo è congruente, diciamo, con la letteratura. L'analisi che qui non ho ancora riportato è la distinzione tra cibo trasformato e cibo naturale, che è molto importante perché noi crediamo che, e l'abbiamo visto anche dalle slide precedenti, che questa distinzione gioca ancora un ruolo nella nostra vita di adesso, non solo nell'evoluzione. Ultime slide invece riguardano, abbiamo tempo, le ultime slide riguardano uno studio che è appena cominciato con i pazienti col Parkinson. Allora, questa è una condizione molto particolare, sapete, la malattia del Parkinson, ma in particolare noi siamo interessati a vedere cosa avviene nei pazienti con malattia del Parkinson che si sottopongono alla stimolazione deep brain stimulation cerebrale profonda, che viene fatta a quegli individui che non rispondono adeguatamente alle cure farmacologiche. La deep brain stimulation, io non sono neurochirurgo, ve la spiego molto rapidamente, consiste nella messa a dimora di elettrodi, uno per emisfero, in un'area che nel caso dei pazienti che studiamo noi è un nucleo subtalamo, e questa diciamo gli elettrodi così messi a dimora vengono azionati, e la stimolazione permette di riattivare l'attività del nucleo. È un intervento che rimane, che ha un effetto di anni, e l'effetto sui pazienti è immediato. È una cosa molto impressionante. Sono stata in una sala operatoria durante l'intervento e ho potuto vedere immediatamente nel giro di alcuni minuti che il paziente poteva già rilassare i muscoli, muovere gli arti in modo normale, insomma, una cosa veramente impressionante. Allora, detto questo, perché il cibo? Allora, di nuovo, c'è un interesse clinico, perché i pazienti che si sottopongono a deep brain stimulation nel giro di qualche settimana mostrano un importante aumento di peso. Voi capite che questo è un effetto non voluto, anzi, che si cerca di, e per questo motivo si cerca di capire da che cosa sia determinato e quali siano, diciamo, le componenti, perché oltre a tutto il resto qui si va incontro ad altri problemi, diabete, una gestione più difficile. I pazienti con Parkinson hanno ovviamente problemi motori, un aumento di peso può renderli ancora più difficili da governare. Allora, questi sono tre pazienti finora studiati prima e dopo l'intervento. Il dopo vuol dire dai 3 ai 6 mesi. E come vedete, in tutti e tre i pazienti studiati c'è un aumento di peso nella fase dopo l'intervento. Abbiamo studiato due aspetti del cibo come ricompensa, ovvero il liking, cosiddetto in gergo,
ovvero l'impatto idonico del cibo come ricompensa, e il wanting, ovvero il desiderio di ottenere quella ricompensa. Abbiamo utilizzato stimoli simili a quelli degli esperimenti precedenti, abbiamo presentato cibi dolci o salati ad alta o bassa densità calorica, abbiamo chiesto diverse, abbiamo fatto diverse tentativi, abbiamo guardato diversi aspetti. Allora, in questo caso abbiamo chiesto quanto sarebbe piacevole assaggiare ora un boccone di questo cibo, e i pazienti potevano rispondere per nulla ed estremamente. Questi sono i risultati. Allora, c'è, le barre in rosso sono il dopo e quelle in blu sono il prima. C'è un aumento, queste sono le risposte totali per il dolce e queste le risposte totali per il salato. C'è un aumento per il salato rispetto al dolce, rispetto a prima, dovuto sia ai cibi ad alta densità calorica che a quelli a bassa densità calorica. Invece, per quanto riguarda la risposta, le risposte per i cibi dolci, questo risultato dipende dalla preferenza per quelli a bassa densità calorica. Poi abbiamo visto, abbiamo sottoposto un'altra domanda: con quanta voglia andrebbe avanti a mangiarlo? Okay. Di nuovo stessa risposta, per nulla, estremamente. E abbiamo visto, abbiamo ottenuto questo risultato: c'è un aumento rispetto al dopo rispetto al prima, e c'è per i cibi dolci e per quelli salati, ma come prima per il dolce questa differenza è dovuta soprattutto a quelli a bassa densità calorica. Quindi in un certo senso si migliora. Vediamo anche questa, quest'altra, questa è un'altra cosa un po' strana, vediamo come, cosa succederà con il gruppo più, quando avremo un gruppo di pazienti più numeroso. Allora, qui presentavamo due cibi alla volta e gli chiedevamo quale cibo vorrebbe mangiare adesso e doveva scegliere. E qui vedete che c'è una risposta inversa per il dolce e per il salato, cioè per il dolce abbiamo un maggiore interesse per quelli a bassa densità, come prima. Per il salato invece decresce l'interesse per quelli a bassa intensità. E succede il contrario per quelli ad alta densità. Questo è un dato che va esplorato, andrà esplorato in seguito perché è molto interessante. Infine abbiamo studiato l'impulsività, che può essere appunto dietro una scelta esagerata di cibo, utilizzando cibi e non cibi. Abbiamo chiesto in una parte dell'esperimento di rispondere al computer di non rispondere alle immagini di cibo, di non rispondere alle immagini di cibo, quindi controllare la risposta, e in un altro esperimento di non rispondere alle immagini di non cibo. E abbiamo visto che in generale dopo l'intervento c'è un aumento dei tempi di reazione, il che significa che il sistema motorio è un pochino più lento, ma la cosa interessante è che non c'è impulsività. Queste sono le risposte, quelle che si chiamano falsi allarmi, le risposte a quando devono rispondere al cibo e al non cibo. Quindi l'impulsività non è la spiegazione, non è la chiave della risposta, del desiderio eccessivo, della scelta di maggior cibo. Bene, siamo arrivati alla fine. Allora, il cibo
è una categoria speciale e non potrebbe essere diversamente, visto il ruolo fondamentale che ha svolto l'evoluzione, ma che continua a svolgere nella nostra vita, è fondamentale, è la nostra sussistenza. Certo, anche altre cose, ma insomma, senza cibo non possiamo vivere. Il modo in cui pensiamo il cibo è influenzato da caratteristiche intrinseche al cibo, l'abbiamo visto, livello di trasformazione, calore, colore, contenuto calorico, è influenzato dalle caratteristiche dell'individuo e noi abbiamo studiato soprattutto l'indice di massa corporea. E tutto questo perché lo facciamo? Lo facciamo perché serve capire di più queste cose, ci deve servire per controllare e possibilmente correggere i comportamenti alimentari che sono inappropriati e patologici e che sono che stanno crescendo nella nostra popolazione, che crescono non solo col benessere ma anche insomma, in parte col benessere. Infine non posso non ringraziare i miei collaboratori che vedete qui, che sono presso il mio laboratorio, e vi lascio con questa citazione di Lévi-Strauss: il cibo deve essere buono da mangiare ma anche da pensare. Grazie mille. Grazie veramente, ci hai aperto nuovi orizzonti rispetto al cibo e all'interazione ambientale come un elemento. Quello che dicevo all'inizio, il nostro cervello non ragiona in senso completamente autonomo, c'è l'ambiente che influenza le nostre scelte e imparare a capire come queste scelte vengono influenzate è fondamentale. Abbiamo tempo, proprio 5 minuti, per un paio di domande. Ci sono curiosità, commenti, domande? Allora, la prima domanda è, insomma, io non sono una dietologa, ma insomma la qualità del cibo è fondamentale perché sappiamo che il cibo grasso, non arrivo a dire ovviamente quello contaminato, ma il cibo trasformato, il cibo non sano comporta delle trasformazioni negative nel sistema del corpo, non parlo adesso del cervello ovviamente, non solamente del cervello, è un fatto che, per esempio, per quello prima ho detto non è un problema solo del benessere, è un fatto che le persone diciamo che hanno meno ambienti e che hanno problemi che hanno meno soldi a disposizione per procurarsi del cibo buono, tendono ad essere più obese. Cioè, se lei guarda gli studi epidemiologici sull'obesità, c'è una forte correlazione tra obesità e disponibilità economica. D'accordo? Quindi ci sono dei fattori di questo tipo. Per quanto riguarda la seconda cosa, io so quello che sa lei, nel senso che come ricercatrice il tema che lei ha sollevato è un tema importante e mi interessa ed è una delle ragioni per cui studio questo argomento, ma non posso esprimere un giudizio su una cosa che non ho studiato. Tendo a parlare di cose che so e non di quelle che non so. Detto questo, però, vorrei aggiungere questo, che se le aziende alimentari
e non solo, insomma anche altri diciamo, altri enti che agiscono nell'ambito dell'alimentazione, spendessero più soldi per la ricerca prima e non dopo, quando devono piazzare i loro prodotti, saremmo tutti più contenti. Sapere che si spendono molti soldi in marketing, con tutto il rispetto per il marketing, è un po' un dolore, perché in realtà è come chiudere la stalla dopo che i buoi sono usciti. Cioè ci sono cose che vanno capite prima, dopodiché si può anche capire come penetrare il mercato, questo è, ognuno deve, insomma, ognuno ha il suo lavoro, però penso che molte informazioni potrebbero essere raccolte prima e sarebbero molto più utili per il nostro benessere. Grazie.